자, 오늘은 파스타를 해볼 건데요. 이거 브리치즈 하나, 방울토마토, 그다음에 저는 생바질을 샀는데 바질이 없으면 뭐 바질이 있으면 좋을 것 같아요. 근데 없으면 자, 이제 여기다 뭘 하느냐? 올리브오일 하나, 둘, 셋 이렇게 듬뿍 넣어주시고요. 올리브오일은 사실 많이 넣을수록 좋습니다. 좋은 올리브오일인 경우에 진짜 좋지? 마마미야 un po' diversi l'altra volta, e quello di più fondamente, più... Questo? Perché è fresco. Quando l'olio appena fatto è più potente, no? Sì. Poi col passare... 작년에 왔었을 때도 이 맛이었어요. 아, 그래서? 처음 땄었을 때. 땄을 때. C'è di tutto, c'è l'erba, ci sono i fiori, il profumo di fiori. C'è di tutto. Ok. 여보, 선물 받았어. 가짜 올리브. Olive mature che sono cadute da sola. Ok. Ah, sì. Sì. E con queste si fa l'olio da cucina. Ah, ok. Un olio giallo. Ah. Molto dolce. Quindi qua va giusto? Giallo? Oh, 쟤들은 그냥 코치나용으로만 쓸 거래요. 베르데 된 것만. 야, 이거 이렇게 가고 쭉 가고 이쪽에 갔대. 와, 이도 땅이랑 올리브랑 세상에. Allora, queste vengono raccolte, però vengono vendute. Perché l'olio non è buono. A volte esce anche un vergine, a volte anche l'extra, ma non è mai veramente buono. Allora, vedi, anche qui, questa pianta è molto, 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 molto vecchia. Ecco. E sta morendo, no? E allora abbiamo lasciato un piccolo e adesso c'è un altro piccolo. Eccolo! E quindi c'è questo piccolo. Mamma mia! Visi nonno! Sì, sì. Oh. 여보, 보여? 여기 조그만 거. Mamma mia! Bello! Incredibile, sempre albero di olive. Sì. Meraviglioso. Sì. Nasce di nuovo, sempre, sempre. Questa è una coratina. Ah, ecco. Ah, tu hai mai visto quell'albero in giardino, quell'albero secco che è un abbraccio? No. Ci sono due teste scolpite. No. No? Quell'albero stava qui. Ah! Ed era morto, era secco. Vedi? Sì. Qui abbiamo tagliato. Ah. Però c'era uno piccolino così. Eccolo. Che abbiamo lasciato crescere. Ah, poi insieme. Sì, poi abbiamo innestato. E abbiamo messo una coratina. E adesso vedi è già un albero. Questo possiamo lasciarlo crescere, possiamo toglierlo o lasciarlo crescere. Se lasciamo crescere questo sarà
un olivo selvatico. Ok. Quindi può darsi che non porta il frutto, o il frutto non è buono, è piccolino. Ok. Però se vogliamo possiamo mettere una coratina, o un'oliarola, o qualunque altra varietà. Capito? Meraviglioso! Sì. Questa è un'oliva di coratina. Io rimango lì. E queste saranno buone per fare l'olio. Va bene? E poi io ti darò una piccola bottiglia di olio. Tieni, metti dentro. Così. Ma questo sono quelli piccanti o quelli dolci? Questo fa un olio medio, un fruttato medio, vedi, perché alcune olive sono verdi che fanno l'olio. Questi fanno l'olio amaro. Però alcune sono quasi mature, vedi, queste sono quasi mature e fanno l'olio più dolce, quindi l'olio alla fine sarà un medio da queste olive. Quello è molto bello, 멋지다, 여보. 자기가 따서 자기 올리브 오일 하는 거. 카리노. Senti. Ma non è che utilizza oliva? No, usiamo prima volta. Non sapevo che la terra fosse colore verde. Verde e poi bello. Sì. No, bello è primavera. Sì, di solito è più bello perché quest'anno abbiamo avuto poca pioggia. Ecco. Quando abbiamo tanta pioggia è tutto verde. Allora, sì. Quella è acqua e olio. Lo posso assaggiare? È amaro, eh? Ma come fa? È amaro. Salcumo il grande. Attenzione, perché quando fanno le cupe usano degli oli che sono dolcissimi e costano poco. Quali sono? Quelli semi, quelli di santa rettificati, quelli lampanti rettificati e anche gli oli vecchi, perché gli oli vecchi poi diventano dolci col tempo. Allora vorrei le olive un po' dolci. No, bravo. Sì, guadagnato una bella bottiglietta di olio dolce. Ma questo tengo io. Andiamo. Andiamo. Io non uso gli scuotitori. Gli scuotitori distruggono gli alberi, no? Ma lo scuotitore non è di quello di macchina, sì. Non è un'altra cosa? No, lo scuotitore è una cosa grandissima, prende l'albero e fa così. Ah, ok, allora la macchina ha fatto di così. Sì, c'è una macchina grossissima che fa così. Sì. Ma le piante antiche le spezza. Ah. E quelle giovani rovina la corteccia. Sì. Ah. E a me dispiace questo. Ok. Io non uso quello, no. Io uso i pettini. Ecco. Che però costano tanto. Ah, perché le persone sempre fare questo, adattata alla persona. Sì. Ah. Poi io lavoro le olive a freddo. Ah. A freddo significa che ho una percentuale di olio molto bassa. Uh-huh. Però quando io lavoro a freddo, tu senti profumi. Sì. Se a freddo significa a 25 gradi. Ah, ok. Ma se io metto a 50 gradi, io ho tanto olio, ma senza profumi. Ok. Capito? E quindi il mio olio costa e io devo venderlo a un buon prezzo. Ok. Ah, ho capito. Di prendere olio sì. Ti costa tanto, sì. Ma quello di prezzo ti... Sì. Normalmente. A me mi hanno chiamato tanti sì. Negozi, importatori, ma il prezzo lo volevano decidere loro. Ah. E io ho detto no,
Io vendo a questo prezzo. Ok. Però prezzo che dico io, non a prezzi bassi. Ok. E niente, io garantisco la qualità, la genuinità. Ecco perché io non vendo ai ristoranti, non vendo ai negozi, non vendo ai supermercati. Perché tre... sono tre moliture diverse, no? Wow. Prima il profumo devi sentire, eh? Mamma mia!완전 향이 이번 거 진짜 너무 좋은데? 엄마 나 향 한 번만 떠올라. 그리고 먹어봐. 오빠는 먹어봐. 향이랑 맛이. 오빠 나중에 감옥 가자. 오빠. 아니 감옥을 입으러 가. 진짜 좋지. 요 fondamente più. Questo? 네. Perché è fresco. Quando l'olio è appena fatto è più potente, no? Sì. Poi col passare. 작년에 왔었을 때도 이 맛이었어요. 아, 그래서 처음 땄었을 때. 처음 땄을 때. 우와. Pensi come ti profumo di rucola? Come Sì, sì, di erba, no? Erba verde. 너무 좋다. Allora, questo è per te, però devi tenerlo in piedi perché. Grazie. È incredibile il profumo. Senti. C'è di tutto, c'è l'erba, ci sono i fiori, il profumo di fiori. C'è di tutto. Ok. Io posso molto adesso.